Stendi la tua mano su di noi, Signore. Io voglio vedere Dio che cresce in me quest'anno. Amen. Alza la tua mano con me prima di iniziare a lodare. È bello, Signore, stare nella tua presenza. È bello, Signore, iniziare un nuovo anno con la certezza che quest'anno tu crescerai in noi. Io voglio migliorare per te quest'anno, voglio crescere per te quest'anno. Io so che tu hai riservato piani meravigliosi per me quest'anno, Signore. Tu lo puoi dichiarare nel nome di Gesù con convinzione. Quest'anno sarà un anno speciale per te. Io, Signore, ricevo ogni cosa. E grazie per l'onore che ho di venire alla tua presenza questa mattina. Grazie, Signore, per l'onore che ho di ricevere la tua presenza questa mattina. Trova libertà in mezzo a noi, Signore. Parla ai nostri cuori. Continua a trasformare la nostra vita come hai fatto, come stai facendo, perché tu non manchi mai. E quest'anno ancora voglio dichiarare, sapendo che il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Io comincio quest'anno già dichiarando, Signore, che non mi mancherà la tua presenza, non mi mancherà il tuo amore. Non mi mancherai la tua grazia, non mi mancherà il tuo perdono, la tua misericordia. Non mi mancherà niente, perché io non sono di nulla mancante, perché il Signore è con me ed è il mio pastore, ed è un buon pastore. Grazie Dio, noi riceviamo già tutte le benedizioni che tu hai preparato per noi. E vogliamo adorarti questa mattina. Per chi tu sei, per questo Dio meraviglioso, buono, fedele, amico. Io adoro te, Signore. Io adoro te, Signore. Io amo stare alla tua presenza. Io amo stare alla tua presenza, Dio. Alleluia. Ricevo il tuo amore, ricevo la tua presenza nel mio cuore, oh Dio. Ricevo ogni benedizione che tu hai per me. Ricevo. Il tuo amore nel mio cuore, Dio. La tua presenza che non manca mai. Che non manca mai, yeah. Jesus, il mio re Gesù. Io sono qui per adorarti, Dio, per ringraziare per la tua presenza, per innalzare il tuo nome santo, per dirti che ti amo.
Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Aspetto qui con pazienza per sentire la tua voce. Santo, giusto e fedele sei. Tu salvi, guarisci il mio amico sei. Io ti adorerò per chi tu sei. Io ti adorerò. Gesù, allora lo clamò e dichiara: io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Gesù, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Dichiara Chiesa, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò. Sono qui in tua presenza, Dio. Sono qui in tua presenza e credo in quello che hai fatto per me. Aspetto qui con pazienza per sentire la tua voce. Grida santo, santo, giusto e fedele sei. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per io ti chi adorerò, tu sei, io ti adorerò per io ti adorerò, Gesù, Gesù, per chi tu sei. Santo, buono Dio, a te l'onore, a te la lode, io ti adorerò. Ricevi onore, ricevi la lode della tua chiesa, Gesù. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò. Per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù, yeah, yeah. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù, yeah, yeah.
ricevi gloria, ricevi la nostra lode, Gesù. Insieme ai tuoi angeli noi cantiamo: santo, giusto e fedele sei, tu salvi, guarisci il mio amico sei, tu sei santo, giusto e fedele sei, meraviglioso, buono, salvi, tu guarisci il mio amico sei. Tu sei santo, giusto, fedele, meraviglioso sei, un Dio buono che mi ama e che è mio amico, un Dio che adoro, un Dio nel quale io confido, Gesù. Un padre meraviglioso, un amico fedele, mio unico amato Dio, santo, giusto e fedele sei, tu salvi, guarisci, tu sei santo, giusto e fedele, sempre sei stato e per sempre lo sarai, fedele, fedele alle tue promesse, fedele nella nostra vita, fedele con il tuo amore che non manca mai, che non dimentica mai. Non dimentica mai di neanche uno di coloro che ti amano, che ti adorano, che invocano il tuo nome santo, Gesù, Gesù, mio amico Gesù. Gesù, Gesù, anche se sono migliaia come me, le persone sotto il cielo, lo so che tu conosci esattamente ogni virgola di me, lo so che sapevi già sulla croce ciò che provo ora per te, anche se non sono proprio perfetto per te, e tu se sou.
persone sotto il cielo. Lo so che tu conosci esattamente ogni virgola di me. Lo so che sapevi già sulla croce ciò che provo ora per te. Io ti amo Gesù, anche se non sono proprio perfetto per te. Adoralo, noi ti adoriamo.
amiamo venire alla tua presenza, noi amiamo cantare a te, noi ti adoriamo. Inizia a parlare con lui dal profondo del tuo cuore questa mattina. Ci sono quelle persone, io guardo qua, che stanno cantando con le labbra, altre con il cuore. Io voglio parlare a te che stai cantando con le labbra, che canti perché sei qua. Inizia a parlare con Dio adesso. A volte ci sono delle cose che non vanno, a volte ci sono degli ostacoli, altre volte delle incredulità dentro di noi, come quell'uomo che Gesù gli ha chiesto se credeva che lui poteva guarire suo figlio, e lui ha detto sì, ma aiutami nella mia incredulità. Sì, credo che tu sei Dio, sì, credo che sei qua, ma aiutami nella mia incredulità. Ci sono delle cose dove ancora la mia fede non riesce ad arrivare, dove la mia mente non riesce a capire, dove il mio cuore non percepisce. Inizia a parlare con Lui, perché Dio è qua anche oggi per ascoltare i nostri cuori, per ascoltare i nostri perché, i nostri desideri. Qualsiasi cosa tu abbia portato questa mattina, la tua domanda, la tua lode, forse sei venuto qua solo perché un amico ti ha invitato per vedere, però anche tu hai qualcosa nel cuore. Adesso è quel momento dove tu ne parli con Dio di quello, e se ancora non lo conosci bene o forse non sei sicuro che c'è, è il momento al quale tu per la prima volta forse parlerai con Lui dicendo: io non so bene se ci sei, o forse penso di no, però se ci sei raggiungimi. E tu glielo puoi dire. Paure. A volte noi fuggiamo dalla presenza di Dio perché non vogliamo affrontare un problema. Io ti invito oggi ad affrontarlo davanti a Lui, a dire a Dio quella cosa che fa male, che non hai coraggio di ammettere, a vedere le cose, la tua relazione, come va davvero, a che punto sei. E esprimerlo direttamente a colui che può ascoltarti. Thank you.
adesso alza la tua mano e dire: Dio, io ho fiducia in te. Ho fiducia nella tua presenza, ho fiducia nella tua parola. E adoralo con noi, digli: io ho fiducia in te. Io so che tu verrai, perché tu non deludi coloro che credono in te. Perché tu non deludi. La tua parola dice, tu lo dici attraverso la tua parola, che tu non deludi coloro che credono in te. Quindi vuol dire che le persone deluse hanno smesso di credere. Vuol dire che le persone deboli hanno smesso di credere che tu sei quel Dio meraviglioso che tu dici di essere. Vuol dire che quando siamo delusi è perché abbiamo smesso di depositare e di deporre la nostra fede in te. Abbiamo messo la nostra fede nelle persone. Abbiamo messo la nostra fede nelle relazioni. Abbiamo messo la nostra fede in quel risultato umano, in quel progetto, in quel governo, in quella banca, in quella decisione. Ma la nostra fiducia oggi è in te, e la nostra certezza nelle tue promesse. Oggi togli la tua fiducia dalle persone. Tu che stai aspettando che qualcuno ti dica qualcosa, tu che stai aspettando che quell'uomo cambi idea, che quella donna cambi idea, tu che stai aspettando che quella banca ti dica di sì, tu che stai aspettando che quella persona ti dia un lavoro, togli la tua fiducia dagli uomini questa mattina, togli la tua fiducia dalle cose questa mattina e inizia ad alzare le tue mani, di nuovo deporre la tua fiducia nel tuo Dio. È Lui che non delude mai. La Bibbia dice: è maledetto l'uomo che ha fiducia di un altro uomo. Vuol dire che parleranno male di quell'uomo che ha fiducia degli altri. Tu hai fiducia di Dio, Lui non lascia, noi non abbandona. Lui è per noi sempre, Lui conosce il tuo cuore, Lui sa quello che c'è dentro di te, Lui sa le cose che tu hai fatto per Lui, Lui sa tutte le volte che tu hai rinunciato a qualcosa per Lui, e Lui non è debitore di nessuno. Dio non è debitore di nessuno. Non c'è niente che tu abbia fatto per Lui che Lui non ti ricompenserà. Non c'è una volta che tu non sia venuto qua che Lui non ti ricompenserà. Non c'è una volta che tu abbia alzato le mani in fede che Lui non ti ricompenserà, perché Lui ricompensa coloro che si avvicinano a Lui e credono che Lui esiste. Per questo alza la tua mano e inizia a dire, inizia a dare a Dio le tue delusioni questa mattina. Inizia a dare a Dio tutte le delusioni: Signore, ho voluto questo e non ho visto, ho sperato questa cosa, ho creduto che quella porta fosse aperta da quella persona o da quell'altra. E inizia di nuovo a deporre la tua fiducia in Dio, perché tutto concorre al bene di coloro che lo amano. A volte noi non vediamo, a volte ci lamentiamo, a volte ci preoccupiamo, perché quella porta è sempre chiusa. Ma Lui è un Padre amorevole. E anche se adesso tu piangi perché non hai quello che vuoi avere oggi, tu alzerai le tue mani e lo ringrazierai per alcune cose che Lui ha detto di no, perché anche il no è una risposta che a volte noi non vogliamo vedere. Anche il no è una risposta che a volte noi non vogliamo vedere. Anche un milione di porte chiuse, a volte è il no di Dio, a volte è il cambia strada di Dio. Per questo adesso tu lo loderai con me e noi diremo: Signore, la nostra fiducia è in te. Dillo con me: Signore, la mia fiducia è in te e la mia certezza nelle tue promesse. Ma prima ancora di fare qualsiasi altra cosa, dai a Dio le tue delusioni, quelle dell'anno scorso, quelle del 2011, perché il 2012 sarà diverso, perché noi entreremo in quest'anno in un modo diverso.
inizia a dare le delusioni, dice: Dio, volevo questo, questo non ha funzionato, questo mi ha creato dispiacere, questo non ho saputo come gestire. Io so che alcune persone hanno avuto un anno veramente duro, un anno dove sei stato strappato, buttato di qua e di là, dove dentro di te c'era un caos e fuori di te il caos era ancora più grande di quello di dentro. Forse hai dichiarato che il 2011 sarebbe stato quell'anno che i tuoi figli sarebbero venuti a Dio, che quell'anno sarebbe sicuramente migliore, perché si dice così. Io voglio dirti una cosa, io sono convinta che quest'anno non sarà facile per l'economia, per tante altre cose. Quando pregavo non sentivo che era un anno che avrebbe portato un milione di gioie, ma il Signore mi ha detto: il giusto non ha paura del suo futuro, il giusto non è sballottato a destra e a sinistra come coloro che non credono in me. Il giusto non ha paura perché sa che qualsiasi lotta dovrà affrontare, Dio è lì con lui. Il giusto non ha paura perché sa che il giusto non mendicherà mai il pane. Il giusto ha fiducia nel Re dei Re e nel Signore dei Signori. In ogni cosa che avverrà, il giusto sa lodarlo, il giusto sa vedere il bene dove bene sembra non esserci. E il giusto è colui che ha deposto la sua fiducia in Gesù Cristo ed è stato giustificato e reso giusto da Lui. Per questo, se il tuo cuore è in Dio, tu adesso puoi dire: Signore, questa cosa mi ha fatto male, wow, quello è stato veramente duro, quello è stato difficile, è successa questa cosa proprio alla fine, alcune cose non comprendo, anch'io non comprendo tante cose, ma una cosa io comprendo, che Dio ama i suoi figli molto di più di quanto tu possa amare i tuoi, perché lui ama con un amore perfetto. E se io sono suo figlio, ebbene sì, lui cambia nazione in cambio di una sola persona che è qua. Se le nazioni non fossero sue, grida per me il vento e la tempesta, fammi toccare oggi Dio nella tua presenza. In questi giorni il Signore mi faceva vedere
mentre ero in Brasile, quanto il diavolo sta facendo un attacco alla fede delle persone. E mi parlava sempre del mare. Un altro passaggio che lui mi ha dato era in Matteo, capitolo 14, dal verso 22. Vorrei che tu aprissi con me. E disse così: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava la folla. Dite com'è costrinse. Cosa vuol dire? Che li ha obbligati. Entra nella barca. Ok, va bene. Mentre egli licenziava le folle. Li salutava e dopo averle congedate, probabilmente loro amavano stare là in mezzo alla folla. Ah, che bello, sì, è vero, io sono un discepolo, è vero, lui guarisce, vuoi il suo numero? Entra nella barca. Dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare e fattosi sera era là tutto solo. Quindi era con le folle alla mattina, perché si è fatta sera, giusto? O nel primo pomeriggio. Congeda la folla, manda i discepoli dall'altra parte, sta pregando. Si fa sera, tutto solo, dite com'era, tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Un altro momento dove Gesù è là, oggi lui è là, alla destra del Padre, e noi siamo qua in questa barca, con il vento che sbatte da tutte le parti, ma sembra che Gesù non ci sia. E poi va avanti e dice: alla quarta vigilia della notte, cioè verso notte proprio, sera sera, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Quindi Gesù inizia a pregare alla mattina, si fa sera, la quarta vigilia vuol dire che è tardissimo, è notte. Quindi Gesù ha pregato tutto il giorno. Quando ha pregato? Tutto il giorno. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Allora Pietro gli rispose e gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E qua entra il miracolo. Ed egli disse: vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò a affondare. Gridò dicendo: Signore, salvami. E qua Dio mi diceva: vedi, io voglio portarvi sulle acque. Io voglio venire verso di te, voglio che possiate vivere nel miracolo. E Pietro ha incominciato a vivere nel miracolo. Camminava sulle acque. Ma c'è una cosa che ha bloccato Pietro di camminare sulle acque profonde. Ricordiamoci che prima c'era il vento che stava entrando nella barca, quindi non stava camminando sulle acque quelle dal lago, stava camminando sulle acque tipo quelle da mare, da surf. E mentre cammina a un certo punto ha paura. La paura ruberà il miracolo della tua vita. La paura di non farcela può rubare il miracolo della tua vita, perché per fede che si ottengono le promesse, e la fede vuol dire certezza. E poi continua e dice: salvami. E Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora Gesù, se fosse io, avrei detto: uomo di poca fede, l'avrei fatto affondare, così impara. Come Gesù non è me, questa è una grazia per tutti noi, anche per me stessa.
Lui prima ha detto non stai avendo fede, ma poi ha steso la mano, è quello che più mi colpisce, è che ha steso la mano e ha detto perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca il vento si acquietò. Vuol dire che l'ha corretto, tu non stai avendo fede, ma gli ha steso la mano e l'ha messo dentro la barca. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo veramente tu sei figlio di Dio. Qua di nuovo vediamo il mare. Il mare è la vita. Vediamo il vento, le circostanze, la tempesta. E Gesù che dice ad ognuno di noi, dai, sono io. Se vuoi venirmi incontro, se vuoi vedere i miracoli nella tua vita, vieni. Ma quando tu inizi a dubitare, tu vai in fondo. Non permettere che il vento e che le tempeste rubino la tua fede. Non permettere. Non permettere che il vento e la tempesta rubi la tua fede. Impara un'altra cosa da questo. Gesù faceva tutto questo perché stava tanto tempo alla presenza di Dio. Tanto tempo alla presenza di Dio. Vi ricordate che hanno chiesto tante cose a Gesù? Io mi domando sempre perché non hanno chiesto, Signore, come si fa a moltiplicare i pani, che apriamo una panetteria e diventiamo ricchi? Non dobbiamo neanche comprare le cose. O perché non hanno chiesto a Gesù, senti, insegnaci a guarire le gambe della gente, tu che sai mettere a posto i paralitici, ci apriamo un ospedale, insegnaci come si fa a far vedere la gente, ricchi, saremo sempre in TV, tutti vedono, basta, via gli occhiali, insegnaci a risuscitare un morto, tu che ne hai risuscitati alcuni. Hanno solo chiesto a Gesù una cosa, Signore, insegnaci a pregare, l'unica domanda che hanno chiesto a Gesù. Questo ci deve far comprendere perché hanno chiesto insegnaci a pregare e non hanno chiesto insegnaci a fare miracoli. Perché hanno capito che ogni volta che lui passava giornata intera alla presenza di Dio, quando lui usciva loro vedevano dei miracoli. Noi abbiamo bisogno di stare di più con Dio. Noi abbiamo bisogno di chiudere televisioni, Facebook e tutto quello che è, anche i giornali, e iniziare a guardare quello che la parola di Dio dice di noi per il futuro, per il presente, per il passato, per iniziare a non avere più fede. Dubitiamo perché guardiamo il vento e la tempesta, guardiamo Lui. Amen. Però un'altra volta troviamo loro che dicono, Signore, salvaci, e Lui non viene meno. Adesso concludiamo questo tempo dicendo ancora, Dio, io voglio camminare con te sulle acque. Io voglio vedere il soprannaturale. Oh sì, Signore. Fai quest'ultima preghiera. Oh sì, Signore, io voglio vedere il soprannaturale. Io voglio entrare quest'anno vedendo il soprannaturale. Io non voglio aver paura. Inizia a mettere davanti a Dio tutte le tue paure. Perché noi abbiamo una marea e confessiamole oggi. Confessiamo oggi perché Lui non ci ha dato uno spirito di paura. Quindi non è Lui che sta mettendo le paure, paura di fallire, paura che non vada bene, paura che la persona che è al mio fianco non sia quella giusta, quindi prendo 10 anni per sposarla, paura di fare una cosa, paura di fare una scelta, paura di essere battezzati, paura di essere ingannati, paura di essere lasciati, paura che le cose non funzionino, paura di non essere all'altezza, paura di non riuscire a portare a compimento le promesse che abbiamo fatto a Dio nel nostro matrimonio. Paure, alzati oggi e inizia a dire, Dio, io ti dono le mie paure, io non voglio dubitare, diglielo, diglielo, io non voglio dubitare, io non voglio dubitare. Quello che il diavolo vuole è attaccare la tua fede, e attaccare la tua fede, per fede molti hanno avuto come per risurrezione i loro morti, per fede Abramo ha salutato da lontano le sue promesse. Per fede molti sono stati segati, distrutti. Così dice la Bibbia. La Bibbia dice che è per fede che le cose succedono. Se Lui riesce a rubare la nostra fede nella tua vita, non succederà mai niente. Non aspettare solo che Dio venga al tuo incontro, inizia a esercitarlo oggi. Inizia a dire, sì Signore ho paura, per questo sto affondando. Sì Signore ho avuto paura, ho dubitato, o sto dubitando. E chiedigli perdono oggi con me.
Perché ti voglio dire una cosa nel nome di Gesù: l'incredulità è peccato. Chi crederà sarà salvato e chi non crederà sarà condannato. L'incredulità è peccato. Io voglio chiedere con te perdono a Dio per ogni nostra paura, per ogni nostra incredulità. Inizia a pregare con me. Metti davanti a lui tutte le tue paure, la tua paura di cadere, la tua paura di ricadere ancora nelle cose del passato, la tua paura che i tuoi sogni non si avverino, che i sogni di Dio per te non si avverino. Dilli: Gesù, io voglio venire con te nella barca, io voglio venire con te nella barca, ma ho paura, Dio, di dare la mia vita completamente, ho paura di cedere. Ma la cosa più interessante è che lui non l'ha lasciato là affondare per punirlo per la sua mancanza di fede. Lui gli ha steso la mano. Oggi Gesù vuole stendere la mano. Tu che dici: Signore, salvami, e lui dice: ok, io stendo la mano per salvarti adesso, entra con me, vieni con me, prendi di nuovo la mano di Gesù questa mattina, prendi di nuovo la mano di Gesù, entra nella barca con lui, entra nella barca con lui, là dove lui sta. Entra nella barca oggi. Se eri lontano da Dio, se non stavi lasciando la fede là da qualche parte, entra nella barca oggi. Entra nella barca oggi. Nel nome di Gesù. Confessa i tuoi dubbi, chiedi perdono della tua incredulità e entra nella barca oggi. Nel nome di Gesù. Alleluia. Adesso guarda la persona che è vicino a te e di non dubitare. Colui che ha detto lo farà, lui è fedele, lui non viene meno, lui non manca mai. Credi ancora, credi oggi, continua a credere, non smettere di credere. Dio è qua. Dio è qua per rispondere alle nostre paure. Lui sa che non siamo dei supereroi, lui sa che abbiamo bisogno di lui, lui conosce le nostre debolezze. Ogni volta che tu dici: Signore, salvami, lui verrà e ti salverà. Dì alla persona che è vicino a te: lui verrà e ti salverà, lui verrà e ti salverà. Lui verrà, 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 sì, lui verrà per salvarci, lui verrà e ti salverà, lui verrà e ti salverà, stenderà la sua mano su di te. Stenderà la sua mano su di te e ti chiamerà, vieni, 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 lui verrà e ti dirà, tocca, tocca, lui sgriderà per te il vento e la tempesta. Lui verrà in qualche modo.
forte a Gesù. Non permettere al diavolo di rubare la tua fede acquistata negli anni, acquistata con sudore, acquistata con fatica, acquistata con digiuni, acquistata con preghiera, acquistata con la chiesa, acquistata con il lavoro nella chiesa. Non permettere al diavolo di rubare quello che Dio ti ha dato negli anni, te lo dico nel nome di Gesù. Grazie al nostro gruppo di lode, meraviglioso. Buongiorno, avete fatto buone vacanze? Ci sono quelle che dicono: quale vacanze? Stiamo ancora aspettando di andare in vacanza. Io, Corrado e Lili siamo stati in Brasile, non si vede perché a Capodanno c'erano 3 gradi e avevamo il camino acceso. Non sto scherzando, tutti che dicono: oh, andate in Brasile. Siamo andati a fare un ritiro con la nostra piccola chiesa in Brasile che sta nascendo, e siamo andati in una fattoria in mezzo proprio alla foresta. Non c'era niente, tutta la foresta attorno a noi, bisognava andare in tutte le strade di terre, e quando siamo arrivati là, 3 gradi. Cammino, c'è mia sorella che mi chiama e mi dice, perché va il giorno prima: non venite perché siamo qua, le macchine sono ferme nella strada di terra, porta pigiama per i bambini, coperte. E quindi abbiamo fatto quest'estate, vi faremo vedere le foto, cioè sembrava di essere in montagna in Trentino a sciare, bellissimo. No, bello, e uno dice: vado in Brasile, faccio estate e inverno tutte insieme. Comunque, a parte questo, è stato un tempo di semina. La Lili ha fatto anche tanti concerti, era il mio desiderio poter portarla in Brasile per fare in modo che le persone iniziassero a conoscere i doni che Dio le ha dato, i doni vocali e non solo. E quindi è stata anche in televisione, in rete aperta, in 2 televisioni, Rete TV e Bandeirantes, che sono molto conosciute. Quindi se dicono: ah, in Italia sì, c'era una che cantava, ecco, era lei. Ed è stato veramente bello in questa bellissima chiesa, nella quale viene anche Felipe, che è la Bolla Ginevi. Abbiamo fatto anche un concerto a Rio, siamo stati in altre chiese, anche a Campinas, che è dove abbiamo incominciato la nostra chiesa. Tutto molto bello, faticoso, ma bello. Adesso noi siamo qua. Vi voglio dire che ho avuto la parola dell'anno il 31, ero disperata, ho detto: racconto delle cose, invento una parola, perché quando Dio non ti dà una, in genere la gente cosa fa quando non hai doni? Li inventa. È sbagliato, però ero alla disperazione, ho detto: invento una parola. Allora ho incominciato a guardarmi attorno dicendo: non lo so, parlami. E siamo andati un giorno a conoscere il quartiere giapponese a San Paolo. Non so se sapete che esiste un quartiere giapponese. Il Brasile è il posto al mondo dove ci sono più giapponesi dopo il Giappone. Chi lo sapeva? I brasiliani. Ok, qualcuno che è stato là. Quindi andiamo in questo quartiere giapponese. E io che cerco questa parola, mancava un giorno. A un certo punto arrivo e c'è un coso: 2012, l'anno del dragone. Ho detto: ma no. Signore, e sono stata colpita, dico: Dio, cosa succederà nel 2012? Ma capivo che questo era un ripiego. Allora poi iniziavo a sentire le parole delle altre chiese, non c'era nessuno che mi faceva rema.
Allora ricevevo delle email, no, per me l'anno sarà un anno di fede. Ho detto, ma sì, tanto dichiariamo l'anno di fede, che non fa mai male a nessuno. Un po' di fede fa sempre bene. Ero disperata. E ho detto, Dio. E sapevo che il giorno 1 c'era il gospel il pomeriggio e probabilmente il pastore Diana che ha predicato voleva dare la parola. Ero disperata. No, dammi la parola. Non ce l'avevo. Allora ho incominciato a fare altro. A cercare, a fare altre cose, stavo studiando su alcune cose ed un tratto, leggendo in una cosa che non c'entrava niente perché stavo cercando di fare uno studio biblico, vedo questa parola in mezzo a un milione, strategia. Guardo e dico wow, io so quando una parola mi fa rema, no? Mi tocca. Allora vado su Wikipedia a vedere cosa voleva dire giusto strategia, e quando apro su Wikipedia lo Spirito Santo era lì. Lo Spirito Santo è anche Wikipedia, ho scoperto una cosa incredibile. Apro e vedo e inizio a leggere così: strategia, dal greco strategos, che vuol dire generale, un generale militare. E poi dice, piano d'azione a lungo termine, usato per impostare e successivamente coordinare azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato. Si può applicare in ogni campo e per raggiungere l'obiettivo sono necessarie azioni separate. E là Dio inizia a parlarmi e mi dice... Vedi, io tutto quello che faccio, faccio con un piano. E inizia a venirmi in mente il piano della salvezza, inizia a venirmi in mente quando noi diciamo noi frustriamo i piani del diavolo, allora dico cavolo, anche il diavolo fa i piani. E inizio a guardare nella parola di Dio che Dio pianifica le cose anche quando mandava Davide in guerra. E inizio a guardare e inizio a vedere alcune cose interessanti, perché il piano e la strategia sono più o meno la stessa cosa. Avere un piano e avere una strategia per fare le cose è la stessa cosa. E pianificare, pianificazione, vuol dire mettere il piano in azione. E allora leggendo sempre su Wikipedia, perché ero là, presa dallo Spirito Santo, vedo che c'è una differenza tra strategia e tattica. Perché la tattica è una cosa che tu puoi cambiare all'istante, può anche fare bene. Ma per cambiare la strategia ci vuole tanta fatica, è una riprogrammazione per raggiungere un obiettivo. Però è interessante perché dice che la strategia la devi fare quando le situazioni sono tese. Che cosa vuol dire? Difficile. Quando non stai riuscendo a fare quello che vorresti fare o avere il risultato che vorresti avere, hai bisogno di una strategia. E dentro le strategie hai bisogno delle tattiche, delle mosse per portare a compimento il piano. Allora è ovvio che noi non chiederemo a Dio strategie per realizzare i nostri piani, ma per realizzare i suoi piani per noi. La maggior parte delle persone, a volte anche tante chiese, cercano di spingere la gente sempre a esaltare proprio io, i miei sogni, quello che io voglio fare, e Dio deve venire dietro di me. Ho sognato che voglio conquistare il mondo, Dio deve venire dietro di me. Ho sognato, desidero diventare ricco, Dio deve farmi diventare ricco. Ecco, non è così. Ma essere cristiani vuol dire rinunciare a quello che noi vogliamo. Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso. Dì alla persona che è vicino a te, prima devi rinnegare te stesso. Dopo che tu hai rinnegato te stesso, sei pronto per ricevere il piano di Dio per te. Quante persone oggi stanno facendo esattamente quello che pensavano di fare qualche anno fa? In Dio.
Io no, io non ho mai immaginato di essere un pastore, non ho mai immaginato di essere in Italia. In questi giorni che ero in Brasile sono andata in alcuni punti dove ho passato la mia infanzia e mi facevo queste domande, dico, chi avrebbe mai detto? Se mi avessero detto quando avevo 12 anni, guarda, quando ne avrai 19, Dio sconvolgerà la tua vita, ti porterà in un'altra nazione con l'inganno, dirai che tu starai là solo per un anno, così che fai un po', conosci un'altra lingua e basta, ti rimarrai là. Chi sarebbe mai partito? Perché io avevo i miei piani, ho già detto alcune volte, chissà, io volevo essere un medico geriatra, lo sapete? Era il mio sogno. Perché da piccola, quando ho conosciuto Gesù, io andavo sempre a trovare i vecchiettini nelle case per gli anziani e avevo una passione per i vecchietti. Passavo dei sabati interi, all'inizio con la chiesa e poi da sola a parlare con loro, a chiacchierare. Se c'è una debolezza in me è vedere una persona anziana. Mi fa una tenerezza incredibile, perché vedo la persona disarmata. Mentre i bambini hanno tutta la vita davanti, gli anziani sono disarmati. Una volta ho chiesto al Signore, ho detto, Dio, ma perché tu non ci hai fatto morire, non lo so, a 100 anni, che però funzionava tutto? No? Avete mai pensato, ho detto, ma perché dobbiamo, non lo so, la pelle deve invecchiare, i capelli devono invecchiare, diventiamo più deboli, magari, non lo so, a 10 correvamo, poi iniziamo a correre di meno, a rallentare il passo. Non vi siete mai domandati? Io non potevo dire, vabbè, ho diminuito gli anni nel mondo perché comunque è arrivato il peccato, 80 secco, uno arriva a 100, tush! Però eri normale, con la stessa forza dei 18, no? Non sarebbe stato bello? Uno dice 100 anni da 18, non sarebbe male. Eppure ho iniziato a fare questa domanda a Dio e lui mi ha detto, vedi Roslyn, l'anzianità è l'ultima chance che io do agli esseri umani. Perché quando loro iniziano a vedere che non hanno più forze, quando iniziano a vedere che perdono la memoria, tutti noi, arriverà un punto dove tutti noi iniziamo a perdere qualcosa. No, io quante volte sento le persone che dicono, ah sì, vai a questo ritmo anch'io alla tua età, e uno già gli viene un colpo al cuore. Perché sapete, quando tu sei giovane non pensi mai di diventare vecchio, e quando sei vecchio non pensi mai di essere abbastanza vecchio. Ho scoperto perché ho avuto una nonna che ogni anno dicevo, ho chiesto al Signore altri 10 anni, ed è morta con quasi 100, di 10 in 10. Perché tu non ti sembra mai, no, io ho 42 anni, anche se sono molto conservata non sembra, però quando io dentro di me, io non penso assolutamente, una volta guardo e dico no perché una signora mi ha detto, quella signora aveva 40 anni e quindi non immagino che io sono anch'io una signora. Dico, una signora? Lunge da me essere una signora, mai, anche a 100 anni. E le signore non si sentono mai una signora. Ho anche una madre che posso fare delle prove su di lei, che magari diciamo, mamma, l'altro giorno era Rio, questa moglie del pastore la teneva sotto braccio, perché mia madre ha 72 anni, e mi dava un fastidio immenso, mi guarda e mi dice, questa qua pensa che sono vecchia, mi deve portare sotto il braccio. E a un certo punto, per fargli vedere che non era arrivata, la vediamo 200 all'ora davanti a tutti. E infatti l'hanno chiamata la formica atomica, perché nelle code a noi che eravamo a 2 all'ora, lei sempre a 100, perché non si sentiva la sua età. Poi piano piano penso che le sentiremo. E il Signore mi ha detto, è l'ultima chance che do agli esseri umani, quando loro iniziano a capire che non valgono niente, noi non siamo niente, noi siamo come l'erba del campo, ci facciamo tanto forti e poi siamo tanto deboli. Chiusa parentesi, per questo volevo fare geriatra. Chi avrebbe mai detto? Quelli erano i miei piani, avevo già pianificato tutto, ho fatto anche i test con lo psicologo per vedere che cosa dovevo fare nella vita. E nel mio test mi dava che dovevo fare delle robe umane, stare con la gente, e io quindi ho detto geriatra, perfetto. Ma Dio ha altri piani per noi, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è rinegare i nostri piani. Ci sono delle persone, mi viene in mente una, che è il pastore Lidio ad esempio, che ha studiato 10 anni di medicina e poi Dio gli ha detto lascia tutto e fai il pastore. E lui dice ma come?
E poi ha capito che aveva bisogno di quella disciplina dello studio per poter essere un buon pastore. Dio usa tutto, non butta via niente, ci tratta come il maiale. Non butta via niente di quello che hai fatto, ma non è detto che per il motivo per il quale hai studiato sarà quello che farai tutta la vita. Dì alla persona che è vicino a te, magari devi cambiare strada. Magari. Magari no. A volte invece abbiamo pregato prima e abbiamo studiato qualcosa e ce l'ha detto Dio, oggi stiamo facendo quello. Non so esattamente, però la prima cosa è rinunciare a se stessi per seguire quello che Dio vuole da noi. E quello che Dio vuole da noi ha a che fare con un suo piano per noi. In Geremia dice prima ancora che io nascessi, che tu nascessi, Dio sta dicendo, io ti chiamavo già profeta dell'Altissimo. Cioè prima ancora che Geremia venisse fuori dalla pancia di sua madre, là in cielo, tutti gli angeli, Dio già diceva, vedi, adesso nasce quello là, lo chiameranno Geremia. Ah, Signore, cosa farà nella vita? Geremia, ma farà il profeta, prima che tu nascessi. Allora Dio ha un piano per noi. Tutto quello che Lui fa, fa con un piano, e questo piano è scritto nella Sua parola. Quando noi passiamo, pensiamo alla fine dei tempi, invece di appunto leggere i giornali, che cosa succederà di noi, noi stiamo leggendo questo. Avete sentito anche Bruno, che mi hanno detto che è stato molto bravo a predicare sulla Babilonia. Ha sgridato tutti dicendo intrazzo tutto. Comunque, è qua che dobbiamo vedere. E Lui ha un piano per noi. In questo piano Lui ha determinato alcune cose e ha dato alcuni obiettivi. E quello che il Signore mi ha detto è arrivato il tempo per il mio popolo di non fare più le cose così come viene, ma di sedersi e di chiedere a me qual è la strategia e il piano che io ho per questo o per quella cosa. Quando leggevo sulle strategie, vedevo che c'è strategia per tutto, strategia politica, strategia militare, strategia di mercato, c'è anche strategia familiare, strategia economica. E quindi qua il Signore mi diceva quello che dovete fare quest'anno è pianificare nel piano personale, ad esempio, la vostra vita. Cosa vogliamo fare insieme, moglie, voi mariti, sacerdoti della vostra famiglia? Ma non così, sedendosi, pregando e chiedendo, Signore, cosa vuoi tu dalla nostra famiglia quest'anno? E come facciamo ad arrivare là? E Dio ti darà tattiche dentro a una strategia. Questo vale anche per la tua vita economica, questo vale anche per la tua vita sentimentale, questo vale per tutti i piani della nostra vita, ma questo vale anche per la nostra Chiesa. Perché ho visto anche strategie di conquista, strategie militari, e dice che la strategia di conquista ha a che fare in genere con la geografia. Devi guardare la geografia di una città o di una nazione e devi conoscere molto bene i pro e i contro di quello per poter, di quella nazione, per poter sviluppare una strategia. Quindi cosa abbiamo capito? Che Dio vuole che ci sediamo con Lui, dite com'è, con Lui, e chiediamo delle strategie, ad esempio, per la conversione dei nostri parenti. Signore, come faccio a portare il Vangelo in casa mia, che da anni che prego per loro e non so come portare il Vangelo? E stare là ad ascoltare Dio. Sapete, quando ho incominciato a voler portare mia madre nel rinnovamento carismatico, perché noi venivamo, lei soprattutto, dai testimoni di Geova, anche se cerca di rinnegare assolutamente questo periodo della sua vita, perché tu gli dici, ma tu eri io, quasi rinnega, non esiste, non vuole sapere, non era lei, era un'altra persona che l'abitava. Ma mamma, ma ci portavi? Io, abbiamo le foto, le prove, non importa, lei nega anche davanti all'evidenza. Io mi ricordo che con i miei amichetti dicevamo, come faccio a portare mia mamma in chiesa?
Perché lei, logicamente, no, come ben conoscete la mia storia, dovevo fuggire di casa, mettevo il motorino dall'altra parte, lei mi buttava fuori di casa perché avevo cambiato religione e così via. Un certo punto, prego, e mi viene in mente mia madre, che ama, per chi la conosce, stare in mezzo alla gente. Quando è stata qua con me qualche tempo fa, lei arrivava a casa alle 2 del mattino, ero già a casa e dicevo, questa è ora di arrivare. Era sempre in giro con Pasquale in moto, se la ricorda tutte le cose. E quindi mi è venuto in mente quanto a lei piacevano le persone, perché gli piace stare con la gente, è una che dovunque tu vai, anche alle 3 del mattino, passava una mia amica, noi abbiamo i drive-in, e diceva, dai andiamo a prendere un pannino, io guardavo indietro, c'era lei, non pensare mica di non portare, anch'io vengo, va bene, vieni pure. Quindi cosa ho fatto? Ho parlato con tutti i miei amichetti adolescenti, gli ho detto, dobbiamo conquistare mia madre. Cosa facciamo? Venite a casa mia tutte le volte dopo la riunione, qualche volta guardiamo un film, qualche altra giochiamo a carte. Parentesi, nessuno sapeva giocare a carte, noi facevamo finta pur di fare qualcosa. E quindi venivano là. Qual era lo scopo? Io ho detto, prima mia mamma vi ama. Poi lei amerà la compagnia, quando la invitiamo al ritiro non potrà dire di no. Strategia. Arriviamo a casa, zia, zia, lei che fa da mangiare, zia, zia. E a un certo punto uno che non potevo essere io ha detto, dai zia, tutti andiamo al ritiro, vieni anche tu con noi. E lei non è riuscita a dire di no. E lei è andata a ritiro, era nel momento carismatico, è stata 2 ore a parlare col prete, niente, ha lasciato i testimoni di Geova. Adesso devo pregare per la strategia per toglierla dalla Chiesa Cattolica, questo non importa, stiamo pregando. L'ho messa, infatti, quando sono diventata evangelica, mi ha detto, no, perché poi mi dirai, Buddha ha ragione, e non ha voluto subito seguire il logicamente. Comunque, questo per dirvi che anche per le nostre famiglie noi possiamo avere una strategia e un piano sedendoci con Dio, prendendo un tè con Dio e chiedendo allo Spirito Santo come raggiungere i nostri figli. Non più qua. Il Signore cosa mi faceva vedere? Molti di voi avete usato la mente per fare le cose. Avete usato tutti i metodi umani. C'è gente che dice non so quale metodo usare. Abbiamo pregato, adesso è il momento di dire, ok Signore, basta di usare metodi umani, cosa vuoi tu che io faccia? Questo vale per il tuo lavoro, per la tua vita economica, per tutto, ma vale anche per la nostra Chiesa. Se ci sederemo con Dio, la leadership si sederà con Dio e chiederemo, Signore, come facciamo a conquistare davvero la nostra nazione per te? Come faremo a conquistare tutta Milano per te? E lui ci guiderà in un modo tattico, cioè ci darà delle dritte e noi riprogrammeremo, dite com'è, riprogrammeremo tutto. E voglio leggere con voi un passaggio molto interessante per questo tema, Proverbi 19:21. Dice così, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Dite com'è, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Cioè tu puoi desiderare tante cose, puoi aver designato tante cose, ma solo quello che Dio vuole sarà un punto fermo nella tua vita. Pastore, come faccio a sapere che quello che Dio vuole è quello che sto vivendo? Come faccio a sapere che io sono nell'epicentro della volontà di Dio? Semplice. Quando noi siamo nel centro perfetto della volontà di Dio, le cose attorno a noi funzionano. È vero che esiste il diavolo che cerca di combattere per non farci entrare in dei posti, sì,
ma lui non è un problema. Quando noi siamo nell'epicentro della volontà di Dio, per noi le cose funzionano e vanno con grazia, funzionano velocemente. Quindi la dobbiamo piantare ed avere dei nostri piani e fare qualsiasi cosa Dio vuole che noi facciamo. Amen. Qualsiasi cosa lui metterà nei nostri cuori. Io vedo gente in chiesa che scegli. Dai, fai questa cosa. No, ma questo non so se faccio. Forse faccio quest'altra che mi piace di più. Non fare quello che ti piace di più. Fai quello che a Dio piace di più. Perché questo vuol dire cercare il regno di Dio al di sopra di ogni altra cosa. Amen. E qua apro una parentesi per la Chiesa. È molto importante. Chi è qua oggi per la prima volta? Ecco, guarda quella persona e chiedi già scusa da parte nostra, che tu non c'entri niente, ma adesso io devo parlare con quelli che vengono qua sempre. Quindi chiudi, tappati le orecchie. È molto importante che tutti noi possiamo curare le persone, perché ci sono delle cose che sono già scritte nella Bibbia, non c'è bisogno di pregare. Amen? Tu non devi pregare, Signore, devo uccidere mia moglie. Non devi chiedere, c'è scritto no, lo so, è brutto da dirtelo, ma è così. Signore, devo rubare. C'è bisogno di pregare? Certo che non puoi rubare, quindi non c'è bisogno di pregare. Alcune cose sono scritte nella parola di Dio, ed è scritto nella parola di Dio che tutti, dite com'è, tutti, dobbiamo fare discepoli. Tutti dobbiamo insegnare altre persone a seguire Gesù. Questo vuol dire fare discepoli. Cos'è che devo fare? Insegnare altre persone a seguire Gesù. Lui ha detto andate per tutto il mondo e fate discepoli. Fate voi tutti discepoli che fanno discepoli. Non è una scelta parlare di Gesù, ma parlare di Gesù non è fare discepoli. Fare discepoli è seguire la gente, aiutarli a leggere la Bibbia, dire no, questo è sbagliato, no, questo è giusto. Leggiamo insieme, vediamo insieme. Quindi non puoi ritirarti da poter curare delle persone. Noi facciamo questo usando le cellule, cioè gruppi nelle case per curare le persone. Non puoi da 200 anni essere qua e dire, ah, io non posso. Perché sai cosa mi ha detto Dio? Io stavo pregando, non questa volta, tempo fa. E mi ha detto, ci sono delle persone in questa chiesa che non faranno mai niente e hanno 1 milione di talenti. E io, Signore, perché? Perché non vogliono mai scendere a fare le cose semplici, a fare discepoli. Mettono sempre i loro piani prima dei miei, sempre le loro cose prima della mia chiesa. Questi falliranno, e te lo dico nel nome di Gesù, questi falliranno, perché la chiesa di Gesù è più importante di qualsiasi altra cosa al mondo. Lui è morto per la chiesa, non per i tuoi piani. E qualsiasi strategia lui ci dà è per portare la gente a Cristo, non per cambiare la nazione e farla diventare una nazione più pacifica. Questi fanno già i politici, si arrangino. Noi siamo figli di Dio, qualsiasi cosa facciamo, la facciamo come per il Signore, dice Paolo ai Colossesi. Quindi tutto quello che faccio deve avere uno scopo se sono credente, ed è quello di portare la gente a Cristo, nella politica, qualsiasi piano sia. Non sto dicendo che non va bene fare politica, però se non è con lo scopo di portare Gesù là dentro, puoi smettere adesso, non funzionerà. Se facciamo arte, l'arte non è con lo scopo di portare Gesù là dentro, non funziona. È pieno di gente che sa fare queste cose meglio di noi nel mondo. Amen? Ma gente che faccia queste cose con Cristo, ci siamo solo i cristiani. E quindi, per favore, quando ti verrà chiesto, cura le persone, e tu prospererai anche in quello che farai fuori da qua. Ultima cosa. Questo in teoria è una chiesa? Chi crede che questa sia una chiesa? Ok, no, oddio, no, ero al bar. Sono venuto al bar questa mattina, mi sono sbagliato. La chiesa non è solo fatta di domenica. Dì alla persona che è vicino a te, non è solo fatta di domenica. Perché uno, come noi siamo cresciuti in Italia, siamo abituati ad andare a messa. Allora, quando ci siamo convertiti, invece di andare a messa veniamo al culto o al gospel. E preferiscono la mattina perché era l'orario che andavano a messa.
Infatti prima facevamo il pomeriggio, qualcuno non è che possiamo fare la mattina che siamo abituati. E hai cambiato una cosa per l'altra. Alcuni dicono, ma dura un po' troppo, non è che può durare di meno. E dico, guarda, se vuoi che duri di meno puoi girare qua a destra, ci sono un sacco di basiliche, vai là, dura mezz'ora, non conosci nessuno, non ti chiedono niente, non ti domanderanno niente, tu vai là e fai la chiesa. È pieno, non abbiamo bisogno. Noi qua siamo venuti perché vogliamo diventare discepoli di Cristo e crescere con Lui. Amen. Quindi non è accettabile che facciamo una conferenza e nella mattina della conferenza c'erano più persone di Biella che di Milano. Non è accettabile, perché io, sai cosa vi dico? Lascio questo posto e vado a casa mia, perché non mi interessa di venire qua a predicare di domenica. Io voglio formare gente che voglia crescere per Cristo e con Cristo e trasformare questa nazione. Per questo non è accettabile che si organizza una cosa con dei mesi di anticipo e non venga nessuno. Ma di domenica la chiesa è piena, non è accettabile. Io ho sentito una persona che è venuta nella conferenza e ha detto, sì, bella la vostra chiesa, cresce, ma avete una chiesa di domenica, perché è venuto qua nella conferenza, nel festival. Se tu vuoi essere in questa chiesa, sì, in questa chiesa, pienamente. Essere chiesa vuol dire imparare, vuol dire fare la scuola biblica che inizia tra poco, vuol dire venire e imparare la Bibbia, vuol dire venire qua e collaborare, vuol dire partecipare nei gruppi, nelle case, portare amici e fare discepoli, vuol dire questo. E l'altra cosa è non venire qua a criticare, se nemmeno partecipi della Chiesa. Perché alcune persone mi hanno detto, no, quello ha criticato, quello vieni solo di domenica, non aprire la bocca se vieni solo di domenica. Perché i credenti di domenica non hanno il diritto di aprire la bocca qua dentro. Possono aprire la bocca coloro che vengono tutti i giorni, che si sbudellano. Perché c'è gente qua dentro che si sbudella per fare la volontà di Dio. Allora quelli quando vedono un errore, dicono, pastore, ho visto questo errore, miglioriamo. Perché va bene vedere gli errori, ma vieni solo se hai una soluzione. Se tu mi dici, il lampadario è sporco, manda qualcuno a pulire, stai a casa tua. O non dire che è sporco, fai finta che non l'hai visto. Ma se tu l'hai visto, vieni con una soluzione, arriva qua e dice, pastore il lampadario è sporco, guarda ho preso una settimana per pulire i lampadari. E io ti ringrazierò, perché quando Gesù veniva dalle persone, Gesù veniva con le soluzioni, non con i problemi. Quindi se vedi un problema, sei benvenuto se appartieni a questa chiesa, ma vieni con le soluzioni e non dare la tua opinione perché vieni solo di domenica, perché la chiesa non è una chiesa domenicale. Quello che succede attorno, i conti che facciamo, le mattine che passiamo, le giornate che passiamo ascoltando la gente, le ore che questa gente che è qua, che voi venite, adorate Dio, non immaginate, ore, due, tre ore per fare la musica bella per voi di domenica, che arrivate qua e fate alleluia, Gesù è buono. Quindi le ore, digiuno, preghiera, organizzare i giovani, organizzare il campeggio degli adolescenti, organizzare il ritiro, organizzare questo, è una fatica per servire. Quindi se vieni, vieni davvero e vieni per partecipare con la tua vita, perché è così che noi cambieremo la storia di questa nazione. Amen. Gente che critica e non sa fare meglio, può stare a casa. È come uno che viene a criticare la tua azienda e dici, secondo me tu che hai 200 aziende dovresti cambiare strategia. E io ti guardo e dico, che bello che me lo dici, tu quante aziende hai? Nessuna. C'è gente che è così. Secondo me la chiesa non deve essere così. E la mia domanda è, tu quante chiese hai aperto per poter dirlo? Perché se ne hai aperti 50, io ero adesso in Brasile, ho parlato con un pastore che ne ha aperte 150 ed ero così. Tutto quello che lui mi diceva io. Ero con altri che avevano aperto 10, 20, 30. Sono stata in questa chiesa enorme a Rio, ero là, mentre il pastore mi parlava e dicevo, com'è che si fa? Io faccio così, così, così. Shhh. Perché volevo imparare da qualcuno che aveva fatto meglio di me. Nessuno ha il diritto di aprire la bocca se casa tua fa schifo e non sei in grado neanche di gestire casa tua, non venire a gestire la casa di Dio. Prima pensa a gestire la tua, fai bene il marito, fai bene la moglie, fai bene i figli e poi che sei così bravo allora incomincia a insegnare. Noi insegniamo con la testimonianza, non con le parole. Amen.
Noi insegniamo quello che viviamo. Se no non possiamo insegnare, se no dobbiamo essere umili, abbassare la testa e dire: insegnami tu, che hai fatto meglio. Noi non guardiamo mai chi è peggio di noi per crescere. Avete mai visto l'Italia che sta guardando il Burundi e dice: guarda, faremo tutto uguale al Burundi per crescere nell'economia? Avete mai visto in televisione che dicono: stiamo guardando l'economia del Nuova Papua? Abbiamo visto lo Zambia, che l'economia è peggio della nostra, e non vediamo l'ora di assomigliare allo Zambia, perché sono intelligenti, non c'è bisogno dello Spirito Santo per arrivare a questo. Amen? Non c'è bisogno dello Spirito Santo, basta un pochino di intelligenza. Quindi chi guardiamo? Guardiamo chi è meglio di noi, sempre, perché il nostro obiettivo è arrivare ad avere di più, non di meno. Amen? Quindi se c'è qualcuno che sa fare molto meglio e ha l'esempio da dare, tutti noi, ma se non ha l'esempio non lo può fare. Perché quando abbiamo aperto e incominciato questa chiesa, abbiamo incominciato sudando, digiuno, preghiera, sbagliando come non potete immaginare. Poi arriva gente, tutto pronto. Per pagare l'affitto ci pensiamo noi, la luce, tutto ci pensiamo noi, e vogliono fare i grandi. Volate basso, perché l'umiltà precede la gloria. E l'umiltà è non cercare di dire agli altri di fare le cose se non l'hai mai fatto, perché vuol dire che sei pieno di orgoglio, e noi non accettiamo questo. Io voglio correre con voi. E la strategia, la prima strategia che Dio ha messo nel mio cuore per questa chiesa è una sola: basta di accettare la tiepidezza. Io voglio correre con gente che vuole correre, anche se incominciamo da zero. Potete anche andare via da oggi, non c'è problema, io vi vorrò bene lo stesso. Volete andare in un'altra chiesa, vi do degli indirizzi dove la gente non vi chiederà niente. Uno non è obbligato a stare qua, veramente. Però la gente che starà qua deve essere gente spirituale. La gente che sta qua deve essere gente disposta a lavorare sempre. La gente che sta qua, perché Dio mi ha dato un comando. Il comando è: conquista l'Italia, cambia la storia religiosa di questa nazione. E vorrei dire, io la mia casa, come ha detto Giosuè, ma come non ho la mia neanche la mia casa, non posso dire, io la mia casa serviremo all'Eterno, cioè io e lo Spirito Santo e tutti noi che viviamo a casa mia, serviremo all'Eterno. Io bramo e so che in voi c'è gente meravigliosa. Io so che in voi c'è gente che noi non abbiamo neanche ancora scoperto, con un cuore meraviglioso, gente che ha voglia di fare, ha voglia di servire Dio, ha voglia di predicare, ha voglia anche di incominciare un'opera con noi, una chiesa, gente che ha buoni consigli da dare, veramente, gente che è brava nel suo, sei bravo nell'economia, sei bravo in qualsiasi cosa, ottimo, io voglio imparare da chi è meglio di me. Noi non sappiamo tutto, in tutte le aree non possiamo agire o gestire. Abbiamo fatto tanti sbagli, ma vogliamo fare la cosa giusta. E io so che qua in mezzo a noi abbiamo gente meravigliosa. Non farti prendere dal chiesismo. È una parola nuova inventata da me, ma la potete usare, ve la vendo gratis. Il chiesismo è venire in chiesa di domenica. La la la, che bella la tua chiesa, Gesù ti ama, già abbracciamoci. No, gente che vive davvero il Vangelo. La prima cosa, la primissima cosa per poter conquistare una nazione è avere un vero esercito disposto a battersi per conquistare, che crede in una causa, che crede pienamente in quello che noi stiamo facendo. Amen. Quindi se tu credi pienamente in quello che stiamo facendo, entra con noi in quest'anno della strategia. Noi ti aiuteremo a pregare per avere strategie per conquistare la tua famiglia, i tuoi figli, la città, le nazioni, il ministero che Dio ti ha dato. Siamo sempre stati vicino a coloro che hanno una chiamata, a volte anche dei ministeri fuori dalla Chiesa. Però adesso è arrivato il mio turno. Io vi chiedo, vi prego, statemi vicino per poter fare in Italia qualcosa di diverso. Per poter gridare in Italia che c'è speranza, che c'è soluzione, che Gesù esiste, che Lui è buono. Vi prego, statemi vicino con la vita e con le mani. Io non posso fare tutto da sola. Ho un gruppo meraviglioso che lavorano con me. Anche loro non possono fare da sole. Abbiamo bisogno di voi.
di tutti voi, della vostra presenza vera, fissa. Abbiamo bisogno che possiate venire, che ci aiutate a parlare di Gesù alla gente, che organizzate con il vostro lavoro, che possiate entrare laddove siete insieme a noi per raccontare l'amore di Dio alla gente. Aiutateci a fare questo. Aiutateci ad entrare nell'altissima società e nella bassissima società e nel medio, dovunque tu sia. Aiutaci a entrare là con la tua vita e con la tua fede per raccontare che Dio può ancora e vuole trasformare la storia dell'Italia. Amen. Alziamoci. E voglio concludere con questo passaggio di Isaia 46. Dal verso 8, che dice: ricordate questo e mostratevi uomini. Richiamatelo alla mente, o trasgressore. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio che la fine, fin dal principio, e molto tempo prima le cose che ancora non sono avvenute, e dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Il mio piano sussisterà. Il piano che Dio ha per l'Italia, il piano che Dio ha per la tua vita sussisterà. E farò tutto quello che mi piace. Vogliamo dire a Dio: ok, fai come vuoi. A volte noi dobbiamo dare il nostro Isacco a Dio. Chi è il mio Isacco, pastore? È quella personcina che occupa il posto di Dio. È quel piano che occupa il posto di Dio. È quella professione che occupa il posto di Dio. È quel desiderio di sfondare che occupa il posto di Dio. È quel desiderio di fare quello che io voglio, perché so di essere bravo, che occupa i miei pensieri e mi ruba il tempo che posso dare alla volontà di Dio. Lascia questo a Gesù e digli: se tu vuoi, Dio, io lascio anche quello che sto facendo. Lo so che è una cosa molto dura da dire. Se tu vuoi, Dio, io lascio anche questa nazione se tu hai per me un'altra. Se tu vuoi, Gesù, io che avevo il piano di ballare, di cantare, non so, di fare circo, io lascio questo per fare una cosa che non c'entra niente, per fare i tuoi sogni dentro di me. Se tu sei capace di dire questo oggi, tu non solo farai felice il cuore di Dio, ma darai spazio allo Spirito Santo di dirti davvero quello che Lui vuole. Se tu vuoi, Dio, va bene. Questo vuol dire arrendersi. Siamo pronti? Non farlo perché te lo dico io, perché poi Dio richiederà da te. Non potrai dire: no, ero emozionato, l'ha detto il pastore, ero là e quindi ho alzato la mano. Non alzare la mano. Alza la mano se tu sei disposto a permettere a Dio di cambiare davvero la tua vita. Buttavi, dai un calcio nell'orgoglio, che secondo noi dobbiamo fare in un modo. Chi ci frega? C'è gente che sbatte la testa da anni perché vuole dire no, ma io sbattevo perché c'era un motivo, c'era niente, sei solo duro e Dio sta sbattendo per vedere se ti rompi. Non vuole fare la maionese con te. Digli: se tu vuoi, ok.
dare il tuo Isacchino. Io sono qualcuno perché ho questa cosa. Dile, Signore Gesù, non siamo venuti qua oggi per giocare. Siamo venuti qua perché vogliamo entrare nel tuo piano e vogliamo pianificare. Vogliamo pianificare, vogliamo mettere in pratica la strategia che quest'anno tu ci darai. E io voglio alzare le mie mani e voglio liberare profeticamente strategie di Dio per quello che tu stai facendo che è nella volontà di Dio. Io voglio liberare profeticamente la strategia di Dio perché tu conquisti la tua famiglia. Io voglio liberare profeticamente la strategia di Dio perché il tuo ministero possa entrare in ogni angolo di questa nazione. Io voglio liberare profeticamente perché la strategia di Dio ci possa portare a conquistare quest'anno molte, molte, molte persone a Lui. Io voglio profeticamente liberare la strategia di Dio per la tua economia in un anno molto difficile, perché l'anno del dragone sarà anche giapponese. Ma quest'anno non sarà facile. Io non sento che quest'anno sarà un anno facile, ma non solo perché leggo i giornali. C'è oltre, qualcosa che va oltre ai giornali. Ma io voglio decretare che Dio ti darà una strategia per rimanere a galla in tempo di crisi. Sii solo ubbidiente, non deviare né a destra né a sinistra dalla sua parola. Voglio liberare su di te la strategia per entrare nella terra promessa che Dio ti ha dato, che può essere una città, può essere un ministero. Quest'anno, non è perché lo dico io, ogni parola profetica, quando Dio ci dice sarà così, c'è qualcosa di sovrannaturale insieme a quella parola. Non è una strategia mentale. Lui ci sta dicendo che Lui ci darà strategie. Lui ci darà la strategia giusta per abbattere il nemico e per conquistare la terra. Lui ci darà in quest'anno le idee brillanti. Lo stratega è una persona imprescindibile in un esercito, in una battaglia. E lo stratega è Dio, e questa è la parte più bella della nostra battaglia. Lo Spirito Santo è lo stratega della Trinità. Io voglio liberare profeticamente su di te e su di me l'intelligenza sovrannaturale, l'intelligenza sovrannaturale per conquistare la tua casa, la tua famiglia, il tuo matrimonio, l'intelligenza sovrannaturale per concepire e realizzare progetti, per concepire e realizzare le cose nella tua vita, liberando ogni tattica dello Spirito Santo. Signore, noi riceviamo oggi il sovrannaturale su di noi, il sovrannaturale per pianificare e vincere. Strategia, strategia. C'è un generale che è Gesù, il nostro generale, che ci sta dando una strategia attraverso lo Spirito Santo questa mattina. Concepire e realizzare progetti. Abbiamo bisogno di una strategia solo quando i momenti sono duri. Abbiamo bisogno di una strategia solo quando dobbiamo pianificare i momenti difficili. Quindi Dio ci sta già dicendo, è un momento difficile, hai bisogno di una strategia per sopravvivere in quest'anno. Alza la tua mano e ricevi il sovrannaturale. Ricevi l'intelligenza di Dio, la mente di Cristo. La mente di Cristo, la mente di Cristo per pianificare quest'anno, la mente di Cristo per ricevere strategie per entrare in posti dove non siamo mai entrati, la mente di Cristo per conquistare quei figli, quei genitori, quelle persone della nostra famiglia che non abbiamo mai conquistato, la mente di Cristo, la mente di Cristo. Io la voglio, Signore. Io la voglio
perché in un momento teso voglio uscire con la tua uscita. Davide diceva: Dio, devo andare in battaglia? Sì, prendi il nemico in quel modo, aspettalo sopra il monte, fai questo e dopo farai quell'altro, è così che sarà. Devo andare lì, dammi la strategia per vincere la battaglia, sovrannaturalmente, perché la parola dell'anno è una parola profetica. Io profetizzo sulla nostra chiesa che non ci sarà mai un anno, né in futuro e né in passato c'è stato, dove abbiamo ricevuto così tante strategie di conquista come in quest'anno, nel nome di Gesù. Queste strategie faranno in modo che cresciamo e ci moltiplichiamo e andiamo oltre i confini, perché il nostro Dio ci dà terre oltre i confini. Lui ci guiderà e ci sosterrà nella strategia giusta per le nostre case, per il nostro lavoro, per la nostra famiglia, per la nostra città e nazione. In un modo sovrannaturale, noi ci ricorderemo che nell'anno della strategia abbiamo avuto delle idee sovrannaturali per i nostri lavori. Molta gente creerà lavoro dal nulla. Molta gente creerà lavoro dal nulla. Avrai delle idee fantastiche. E queste idee prospereranno e creerai da nulla un lavoro che non c'è, che prospererà, perché sarà la strategia di prosperità di Dio per te. Ti moltiplicherai. Chi ha uno studio, Dio ti darà strategia per averne 10, perché Lui vuole che i Suoi figli prosperino, perché benedetti loro benediranno. Perché prosperi faranno prosperare altri, perché pieni di grazia danno la grazia agli altri. Per questo io alzo con voi le mie mani e ricevo un'intelligenza spirituale. Noi riceviamo oggi un'intelligenza spirituale per uscire dalle situazioni tese. Un'intelligenza spirituale per uscire dalle situazioni tese. Un'intelligenza spirituale per uscire dalle situazioni tese. Nel nome di Gesù. E poi metteremo in pratica. E questo sarà segnato come nostro 2012, l'anno nel quale lo stratega per eccellenza a Milano ha dato un po' della mente di Cristo ad ogni persona che è sotto la nostra autorità. Ricevilo nel nome di Gesù. Di a Dio, io lo ricevo. Io lo ricevo, io lo ricevo, io lo ricevo, Signore, io lo ricevo, io lo racconterò, io lo racconterò, io lo racconterò. Non cercare però da solo, cerca in Dio, cerca in Dio. Adesso noi lo lodiamo per questo, adesso noi lo celebriamo per questo, adesso noi saltiamo per questo, perché oggi stiamo ricevendo intelligenza spirituale per fare cose spirituali e per cambiare il mondo naturale, nel nome di Gesù. Inizia a ricevere, inizia a ringraziare. Grazie che mi darai una strategia per il mio lavoro. Grazie per la strategia nel mio ministero. Grazie per la strategia nella mia coppia. Grazie per la strategia con i miei figli. Grazie per la strategia nella mia vita economica. Grazie per la strategia per moltiplicare i miracoli in questa chiesa e in questa nazione. Grazie per la strategia. Grazie Dio, noi ti celebriamo. Noi ti benediciamo. Ti do appuntamento a mercoledì sera, dove insieme noi ci sederemo, tutti coloro che sono con noi, per fare la strategia per conquistare Milano. Perché io ti ringrazio già, Signore, per una cellula in ogni quartiere, per altre chiese nella stessa città, se ci sarà bisogno. Io ti ringrazio per la strategia per la nazione. Grazie per i giovani che hanno visioni,
gli anziani che sognano. Grazie Dio, perché lo Spirito Santo ci guiderà alla via d'uscita in Cristo. Inizia già a dirti a dirgli: io ti ringrazio perché oggi io sto ricevendo la mente di Cristo e un'intelligenza sovrannaturale. Tu mi hai già dato un'intelligenza e una sapienza, ma oggi io ricevo un'intelligenza sovrannaturale per comprendere i progetti di Dio e realizzarli nel nome di Gesù. Il cieco rivedrà, il muto canterà, chi è morto vita avrà, i popoli adoreranno, le tenebre fuggiranno, e per te io grido, e sono libero, e sono libero. Il cieco rivedrà, il mondo canterà, chi è morto vita avrà, i popoli adoreranno, le tenebre fuggiranno, e per te io grido, e sono libero, e sono libero, libero per correre, libero per danzare. Sono libero, sono libero. Il cieco rivedrà, il muto canterà, chi è morto vita avrà, i popoli adoreranno, le tenebre fuggiranno, e per te io grido, e sono libero, e sono libero. Sono libero, libero, e sono libero, libero, e grido con lei, oh, 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 e sono libero, sono vedrà, il muto canterà, chi è morto vita avrà, i popoli adoreranno, le tenebre, per te io grido, sono libero, io sono libero, il cieco rivedrà, il muto canterà, chi è morto, i popoli adoreranno, le tenebre, e per te io grido, sono libero, sono libero.
forza. Libero per vivere per te. E sono libero, libero, sono libero, libero, libero per correre, libero per danzare, libero per vivere per te. Oh, 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 oh. Sono libero, 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 e sono libero. Saluta la persona che è vicino a te dicendogli: tu da oggi sei più intelligente, custodisce l'intelligenza di Dio in te. Grazie! Grazie a Dio! Grazie a voi, grazie di cuore.